voracia della squadra gialloblu ieri sera a Firenze nel turno infrasettimanale di campionato. Un'altra figuraccia dopo quella all'esordio a Torino. 7 gol subiti nelle prime 2 trasferte, 3 ieri sera da una Fiorentina priva di Gilardino. Gioco 0, atteggiamento remissivo da complesso di inferiorità evidente. E meno male che erano arrivati quei 3 punti con il Chievo, ottenuti soffrendo al 92esimo e forse non proprio in maniera meritata. Ma sono le 2 prove esterne a preoccupare. Si tratta di quelle figuracce che mandano in bestia il presidente Ghirardi, lui che è animato da grande passione ma anche dal piacere della visibilità, delle telecamere, degli applausi. Chissà come deve sentirsi adesso che il suo Parma viene bollato come una squadretta da giornali e TV. Dopo la Juve era stato il commentatore Aldo Agroppi a parlare ad una radio di squadra di Pellegrini. Il Parma è una comparsa, dice oggi il principale quotidiano sportivo italiano, la Gazzetta dello Sport, che definisce anche i gialloblu impacciati. Mentre un quotidiano non sportivo, la Repubblica, parla di Parma in ginocchio. Parma non pervenuto era stato il giudizio ieri sera di Controcampo nel commentare il match del Franchi. D'accordo perdere, ma le figure da barzelletta quelle no. Non solo i pur miti tifosi crociati sono amareggiati, è il presidente che è avvilito e che non vuole essere etichettato come il patron di una squadra macchietta. Con il calcio continua a perdere soldi, si era sfogato la scorsa primavera il giovane imprenditore bresciano. Se poi non arrivano più nemmeno le soddisfazioni sul campo, né quelle mediatiche che ti propongono magari come il dirigente virtuoso, allora sono guai. E domenica, al Tardini, arriva la Roma con i riflettori del posticipo. Ci vuole un altro Parma, se c'è.